si è aggiudicato il titolo a Valencia, il titolo di campione del mondo di MotoGP 2022. È con noi il campione del mondo di MotoGP 2022, Francesco, detto Pecco, Bagnaia. Grazie mille. Eccolo qua, campione del mondo. Grazie per essere venuto. Francesco Bagnaia, ragazzi, basterebbe questo, bisogna fare l'applauso per un'ora e basta. E mi piace, quindi va piace, bene. Piace, certo. Prego, accomodati, benvenuto. Oh, tra l'altro, ieri è stato il tuo compleanno. Ieri è il mio compleanno. 26 anni, auguri, eh. Come hai festeggiato? Sono stata a cena nel... Allora, la sera prima... Siamo già andati a cena con tutti gli altri piloti che la mia fidanzata mi ha organizzato una cena sorpresa. Sono arrivato lì, c'erano tutti. E ieri sera invece con gli amici di sempre, di storici, nel ristorante di quando ero piccolo che andavo a mangiare lì con gli amici. A dove questo? Dove sei? A Chivasso. Ah, a Chivasso. Tu lo sai che non è più l'accento piemontese? Ma in realtà non l'ho mai avuto. Cioè già parlavo con l'accento... Già prima di andare a vivere giù parlavo così, quindi... Cioè, un predestinato, cioè tu era chiaro, perché solo se parli così puoi diventare campione del mondo di motociclismo, questo è chiaro, cioè devi parlare assolutamente perché così. Prende prima. Perché prende prima, sì. Certo, cioè, hai ragione. Bene, fa molto piacere. Dov'è la tua fidanzata? Qua? È lì. Ciao, come stai? Fidanzata, che poi ormai, cioè, Domizia, ormai vi sposate. Esatto, sì. Perché tu l'hai fatto il la... Il 24 dicembre ho fatto la proposta. E quando vi sposate, Domizia? Siamo ancora in fase di organizzazione, eravamo un po' impreparati ancora. No, come impreparati? Se uno ti fa la proposta vuol dire lui era preparato. Io ero preparato, ci ho messo un po' a... ci ho pensato molto, giustamente, però... Ma scusa, io, l'unica cosa che interessa è se avete scelto le bomboniere, i cigni, potete fare... No, magari possiamo usare qualche pezzo della moto, non so se saranno contenti. Fate due moto che si baciano, insomma, una cosa. Vabbè, non lo so, sono fatti vostri, non sono fatti miei, non mi permetto. Però vi sposate entro. In realtà siamo ancora un po'. No, ho capito, ma ti ha fatto la proposta, tu hai detto di sì, e poi cioè, non è che dura cent'anni. Ma perché è giusto, si cerca di farlo. Cercherebbe di farlo non durante la stagione, solo che quest'anno a luglio è troppo vicino. E poi si sposa Luca Marini già. Ma non è che si sposa Luca Marini, non ti puoi sposare tu. È giusto così. A dicembre non vorremmo sposarci, che è d'inverno. Sì, ho capito, ma Luca Marini non è che si sposa con lei, cioè tu puoi sposare lei, Luca Marini sposa la sua fidanzata, capito? Vediamo. È comunque troppo vicino luglio, non ce la facciamo a organizzare tutto. Ma cosa devi fare? Cosa devi organizzare? Scusa, cioè, è lunga. A parte che c'è il corso prematrimoniale che dura già quello un anno. Scusa, ma di la verità, ci hai ripensato? No, non ci hai ripensato. Non ci hai ripensato. La prenda è lunga, ci hai ripensato. No. Scelta presa, scelta... Ma anche perché, scusa, tu per conquistarla hai impiegato tanto tempo. Quanti anni sei stato? Ci sono stato molto dietro perché, allora, vabbè, giustamente, eravamo tutti e due scivamo con altre persone. E poi soprattutto io non volevo essere suo amico, ma volevo direttamente essere... Mamma mia, ancora sta storia, siamo amici, non siamo amici, è chiaro che non siamo amici, certo. E quindi si è messo un po', poi volevo essere grande e giusto per poi andare avanti, quindi è andata benissimo. È andata benissimo così, o poi la prima uscita so che è stata pazzesca, Fare una serata... Dipende. No, come no, cioè macchina pazzesca sei uscito, Chi l'ha raccontata questa? Lascia stare. Me l'ha raccontata il palo, il palo. Sì, sai quelle cose che dici, adesso faccio vedere io. Che sì. Piazza Castello, Torino, pave bagnato. Palo. Cioè, io sono un grande pilota, palo, pam, pum. E il palo me l'ha raccontato. Ho capito che...
ho capito che mi voleva bene perché appunto c'è stata poi una seconda uscita. Quindi proprio la prima poi l'hai fatta, cioè hai fatto palo alla prima. Diciamo. Poi la macchina che mi era appena arrivata da una settimana, mentre tornavo a casa, che tornavo per andare dritto così, ho capito che forse... La patente, a proposito, la patente l'hai presa poi anche per la moto, sì? Quest'estate. Perché la cosa pazzesca è che ci sono tantissimi piloti, lui, cioè lui è campione del mondo, che non hanno la patente per la moto. Perché è adesso... meglio così. È meglio così. Ma c'è la prova pratica, l'hai passata bene? Sì, sì, pensavo di essere più in difficoltà, ma... No, perché non è mica... Avevo una grandissima paranoia di non ricordarmi certe cose, perché certo. Comunque guidare con due mani, perché quando vai piano con la moto, teoricamente a me viene normale togliere una mano. Per appoggiarmi, non si può. Ormai devo stare sempre. E lì tutto il tempo a ricordarmi, devo stare con due mani attaccato. Sì, anche i segnali ci sono, lo sai che ci sono i segnali? I segnali bisognava, sì, li ho rispettati. Ah, sì. No, perché in circuito non ci sono, invece ci sono i dossi. Poi il tram, sai che viene da, c'è un tram che viene da destra, c'è sempre in tutte i quiz. A Pesaro fortunatamente non c'è. No, meno male. No, ma nei quiz c'è sempre un tram che viene da destra, un camion blu che va verso l'incrocio. La macchina rossa. La macchina rossa e la gialla, passa sempre la gialla di solito, quindi vabbè, è a colore. Vabbè. Senti, io non so come farti complimenti, e sei stato magnifico anche perché insomma primo titolo mondiale in una stagione che non era facile, perché tu a metà stagione insomma non eri messo benissimo, no? No, esatto, con la moto nuova avevamo finito il 2021 al massimo livello, era tutto perfetto, e invece la stagione 2022 è iniziata un po' in difficoltà. Beh, perché avevamo qualche difficoltà perché la moto nuova purtroppo faticava ad andare bene, e appunto ci abbiamo messo un po' di test, gare per farla tornare al massimo livello. Comunque, poi mi ci sono messo dentro anch'io a fare degli errori, quindi. Comunque a metà strada ti trovavi a 91 punti dalla testa della classifica, e poi invece sei una cosa miracolosa, sei riuscito a recuperare un distacco, nessuno mai era riuscito a recuperare un distacco di questo tipo, e il titolo mondiale tu arriva a 13 anni di distanza dall'ultimo titolo conquistato da un italiano, prima di te infatti era stato Valentino, l'ultimo a conquistare questo titolo, Valentino Rossi, che ti ha fatto una sorpresa, guarda qua. Ciao Pecco, ciao Fabio, sono Valentino, sono qua a Dubai che facciamo una 24 ore con le macchine, e quindi divertitevi stasera a che tempo che fa. Fabio, fagli un sacco di domande perché Pecco è il nostro primo campione del mondo della MotoGP, che viene dall'Academy, quindi siamo molto fieri di lui. Quest'anno ci ha proprio fatto divertire, e quindi un grande abbraccio a tutti e ci vediamo presto. Ciao! Grazie Valentino! Bello entrare nell'Academy, nell'Academy di Valentino Rossi, mica male. Tra l'altro oggi lui ha fatto il suo primo podio in macchina. Ah dai? Sì, come è arrivato? Finito terzo, a Dubai, la 24 ore di Dubai ha finito terzo. Ma porca, lui c'era la patente per la macchina? Sì, ah, sì, no, per sapere, no, la moto sì, ma la macchina non lo so. Senti, allora io farei così, vedrei queste immagini, questo video celebrativo che abbiamo fatto per riassumere la tua straordinaria carriera, la straordinaria carriera, fatemelo dire ancora una volta, del campione del mondo di GP, Checco Bagnaia, vai! Francesco Bagnaia. Età? 17. Professione? Pilota. Chi c'è? Mia mamma e mia sorella. Allora, salutiamo anche la mamma e la sorella di Francesco. Buonasera signora, buonasera a tutti voi.
Senti, ma tu ci pensi ogni tanto che sei il campione del mondo? Cioè, lo dici a te stesso, oh, sono il campione del mondo. sì, ogni tanto ci bello, penso. Più che dico campione del mondo, dico sono il più forte in moto al mondo. Quindi è la cosa che mi emoziona quasi di più. Beh, ragazzi, complimenti davvero. Senti un po', ma Valentino, tu gli hai chiesto di seguirti come coach? Sì, più o meno sì. Sì. So che ovviamente è difficile per lui riuscire a far conciliare il tutto. Comunque, tra le gare in macchina, la bambina, è più complicato vederlo alle gare, però quando in ogni gara della stagione comunque ci siamo sentiti al telefono, dopo l'estate, da lì in avanti abbiamo avuto questo rapporto dove chiedevo tantissime cose a lui, che ha la massima esperienza, e poi quando è venuto a vederci comunque gli ho chiesto di andare in pista a vedere cosa facessi di buono, cosa no. Senti, ma lui era il tuo idolo da bambino? Esatto, sì, da sempre. Cosa ti ha insegnato? L'idolo di famiglia. Cosa ti ha insegnato? A rimanere calmo, a star tranquillo, a cercare di godere ogni momento, di festeggiare quando è il momento di festeggiare, e soprattutto la sua tranquillità e modestia sono le cose più importanti, secondo me, che l'hanno caratterizzato. E lui di te ha detto delle cose molto carine, molto gentili, molto vere. Ha detto che sei un bravo ragazzo, gentile, educato, una eccellente famiglia e che tutti vogliono con piacere lavorare con te. Questo che grande onore. Non è da poco, quindi complimenti anche alla mamma. La passione è arrivata sin da bambino? Sì, esatto, da piccolo subito i miei genitori, mio zio e mio papà, insieme anche all'altro mio zio, andavano spesso a girare in moto a livello amatoriale. Okay. La mia prima moto mi è stata regalata dal mio nonno materno, che era una moto che mi fece lui, ed era una moto tre ruote. E da lì ho iniziato. Ero piccolo piccolo? Ero piccolo piccolo, sì. E poi in più, dopo quando avevo 5 anni, mi è stata regalata una mini moto da cross, dove nel giardino di mio nonno andavo e giravo. Povero giardino, sì. Distrutto tutto. Certo. E poi da lì non ti sei... Il problema è che con la moto da cross cercavo di toccare col ginocchio per terra, non si può fare quello. Non si può, quindi hanno capito che la mia direzione era più la velocità. Sulla velocità. Senti, il tuo legame poi con la Ducati è molto stretto, Ducati è un'eccellenza italiana, il presidente Mattarella ti ha ricevuto, ti ha fatto i complimenti, le congratulazioni, era molto interessato alla tua moto il presidente anche. Ha fatto delle domande estremamente tecniche, tipo? Tra l'altro. Cosa servissero i vari bottoni, come funzionasse il sistema di abbassamento, ha fatto delle domande che ha anche spiazzato Gigi Dall'Igna, secondo me. Cioè, abbassamento di che? Perché noi abbiamo un sistema fuori dalle curve per accelerare più forte, che la moto si abbassa dietro, okay, in modo che impenni meno. E lui lo sapeva? E lui lo sapeva questa cosa qui. Io sono proprio orgoglioso del Presidente della Repubblica. Guarda, lo ero anche prima, ma adesso ancora di più. Tu avevi fatto una promessa a Ducati, no? Vi eravate fatti una promessa, che sareste diventate campioni del mondo insieme. Quando firmai il contratto, sì, sapevo che mettendo insieme tutte le cose saremmo riusciti a arrivare ad ottenere proprio un grande risultato, che siamo riusciti a ottenere. Senti, cambierai il numero o continuerai a conservare il tuo 63? Ho deciso che, visto che in quest'ultimo periodo ho cambiato idea tantissime volte. Sì, no, Domizia, stia tranquilla, cioè non, lei è serenamente... cioè, solo un problema di... No, quello è un punto fisso. Si sposa l'altro, non si può, insomma... Quindi praticamente ho deciso che martedì c'è il photoshooting per la stagione, sì. Arriverò con tutti e due i numeri e quello che mi sentirò di attaccherò sulla moto. Perché tu quest'anno puoi scegliere il numero 1 naturalmente, no? Però il tuo numero è 63. Esatto. Ma sceglierai in base a cosa? L'1, perché comunque... No, ma tu cosa sceglierai? Lo scoprirò martedì. Quello quando sarò lì davanti al muso nero. Ma lui fa sempre così, cioè ogni decisione è... Ma... Dove parla? Scusate. Sulle cose in realtà su cui è abbastanza convinto non si smuove. Però questa volta qui, in realtà, quando eravamo in vacanza sembrava avesse preso una decisione. Che poi, era quale delle due? Non so se si può dire. Beh, quella in vacanza. Era il 63. Il 63, sì. Però prima avevo deciso l'1. Sì. In vacanza ho scelto questo. Puoi fare 63 più 1, fai 64. Ma dopo è sempre un più. Più è complicato. Senti, sei scaramantico? Sì, no.
Sì, no. No, non troppo, dai. Senti, posso chiederti una cosa adesso? Ce la fai a vedere la moto? Sì. Allora, andiamo là? Andiamo ad accogliere la moto? Andiamo a salutare la Ducati di Pecco Bagnaia, prego, entri. Accompagnata da Simona Ventura. Ora vi spiego anche perché. Che bella! Simona. Grazie. La zia. Vedi che siete. No, no, fai pure, guarda. Ah, vado di là? Di là, vicino a Pecco. Grazie. Lui è il capo dei meccanici. Capo dei meccanici. Il capo dei meccanici. Chiedimi come si chiama. Lo so, aspetta. Come ti chiami? Marco Ventura. Ventura, Ventura. Non lo so, dico, siete, no, facevo per vedere, siete parenti? No, siete... No, non siamo parenti. Siete parenti. No, ci conosciamo. Ci conosciamo. È una cosa che viene. Cosa che viene così, tutti quanti quelli che vanno in moto parlo così. Adesso anche il Vespa quest'estate mi viene a parlare. Ventura, Ventura! Grazie, grazie mille. Eccola qua. Allora, aspetta, spieghiamo una cosa per il pubblico. Sì. E Simona. Perché sono qua? Perché sei qua? Perché tu conosci Pecco. Conosco Pecco da quando è nato. A perché? Sua mamma Stefi, eccola qui, eh? È stata una delle mie migliori amiche fin dalle elementari e anche l'adolescenza insieme, ecco. Hai capito? Quindi ecco qua. Quindi non ho trovato le foto delle nostre scorribande, meno male. Meno male, ecco. Meglio. L'inviti al matrimonio, Simona Ventura? Sì, penso, la lista delle, anche lì, la lista è una cosa difficilissima. Difficilissima, insomma. Quando vuoi telefono, mi sono passato. Peccato perché avevo un bel regalo. Avevo un bel regalo, ma ti invito, è che non si sa quando. Oh, parliamo della moto, parliamo della moto. La moto, allora. Esatto, come si può vedere sei pieno di bottoni, cose varie. Sì. Questa è quella con cui hai vinto. Questa è quella con cui hai vinto. Oh, ma ragazzi, questa è la moto che ha vinto. È una moto vera, sì. Il rosso. Fantastico. È pieno di cose. Dici. Per dire... Questo è il sistema di abbassamento, per dire, i vari bottoni. Ah, questo qua per abbassare? Sì, questo qua, sì. Per abbassare, che sì. Serve proprio per cioè abbassare. Cioè quello che chiedeva il Presidente della Repubblica era questo? Sì, sì, questa qui. Cioè voleva sapere come questo... Come funzionava quello... Adesso ovviamente non è agganciato perché no. Per i vari trasporti è meglio che evitare problemi. Scusa, ma come si mette in moto una moto così? Con un... Di qua. Si inserisce un motorino che fa girare... C'è una specie di manovella? Sì. Cioè, no, la manovella elettrica. No, elettrica, però nel senso che non c'è l'accensione elettronica. No, peserebbe troppo. Peserebbe troppo. Scusa, non c'è neanche il cavalletto? No. No. Quindi, spera sempre di non doverla parcheggiare. Quindi. No, appunto, non si può parcheggiare. E questo coso qua dietro cos'è? Qua dentro c'è un sistema segretissimo. Che Ducati è... Per quello l'ho chiesto, perché volevo vedere se me lo dicevi. Meglio non si può dire. No, ma c'è un sistema, sistema che ci aiuta a guidare meglio, ecco. A guidare meglio, ho capito. No, basta, tu dimmi quello che si può. Perché tu non ce l'hai nella bicicletta elettrica, no, Fabio? No, non ho neanche la bicicletta elettrica. Ducati è molto gelosa di... No, lo credo bene. E questa non sarà più la tua moto la prossima stagione, cambierà? No, spero che questa moto venga a casa mia, intanto. A casa tua? Beh, certo. E poi no. Contenta? Contenta, Domizia? Lo spazio non c'è, quindi... Si trova. L'importante è che ci sia. Un tavolo da pranzo. Mettiamo. Probabilmente se la metterà nel letto al mio posto. Al tuo posto, sì. No. Però no, ma tanto da qui al matrimonio cambierete casa. La moto di quest'anno sarà diversa, perché ogni anno si va avanti con le evoluzioni varie, però quest'anno sarà solo un'evoluzione, non più una rivoluzione come lo scorso anno. Se ti ha sorpreso quando ha vinto o te l'aspettavi, visto che lo conosci? No, è stata poi una vittoria proprio in rincorsa, stupenda, meravigliosa. L'ho pensato tanto in questi anni insieme a Stefania, perché dico come farà mai? Ma invece lei è la donna più tranquilla del mondo, cosa che non sarei io assolutamente. Non la invidio in quei momenti, ma sono una famiglia meravigliosa. La vittoria della normalità, di una famiglia sana, di una famiglia bellissima, quindi complimenti. Complimenti. Grazie. Complimenti davvero. Francesco, grazie. Grazie mille. Grazie. Pecco Bagnaia, a che tempo che fa? Grazie. Grazie mille. Grazie. Alla prossima. No, subito. Noi andiamo al tavolo.
Andiamo, al nostro anno. Campo.